Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale. Eccoci qui di nuovo con MXGP3. Torna il nostro maialo qui nel campionato supremo con la KTM 450. Andiamo con il prossimo Gran Premio che si terrà nei Paesi Bassi. Quindi iniziamo subito, sempre difficoltà reale, eccetera eccetera. Allora, qui se non sbaglio era la zona dove c'erano i piloti, tifosi italiani che accendevano dei fumogeni da panico, e c'era anche un tracciato piuttosto brutto dal punto di vista visivo, questo grigio triste. Ma a parte questo, andiamo, attenzione, vai così, dicevo, andiamo a guadagnare più punti possibili anche qui. Questa è una pista difficile, perché ricordo che c'erano alcune curve un po' cieche, nel senso mi sono schiantato diverse volte su dei cartelloni. Attenzione, è partito. Questo è cartellone malefico. Ma che è successo? Attenzione, maialo. Ma che partenza sprint ha fatto? Oddio. C'è da dire anche che qui, su questa pista, anche in MX2 eravamo andati a bomba. Però ha avuto una partenza da panico. Sì, perché c'è quella puttana Eva. Non c'è quella puttana Eva, c'è quella curva ad est dove guadagniamo tantissimo, perché loro la fanno, vabbè, facendo il classico destra-sinistra per la curva S. Noi cerchiamo di prendere, tra virgolette, il cordolo, e quindi facciamo meno strada, e questo ci aiuta tanto. Ora si rifà sotto Tony Cairoli, come sempre. C'è da dire che noi abbiamo avuto molte difficoltà lì con quel cartellone, quindi abbiamo perso tantissimo. E anche qui ci eravamo fomentati per quella partenza. Attenzione qua, ce ne stavamo per andare via dalla pista. Qua forse era meglio frenare un po' prima, come ha fatto Tony, giustamente. E guardalo lì come si destreggia. Scende prima, ma noi qua approfittiamo, perché vede, Cairoli ha deciso di suicidare, scusate. No, non ho capito. Cairoli, perché ha fatto questa cosa? Attenzione, stavo per fare la stessa cosa noi. Sta succedendo un macello. Cairoli lì veramente ha deciso di andarsene alla cima, non so perché. Quando entrano nell'inquadratura, molto spesso, come è capitato per Benoit, che si è voluto bullare, qui Cairoli ha voluto fare un carpiato, attenzione. Non lo so, non gli è andata benissimo, credo, eh. Credo che non gli sia andata benissimo. Vabbè, comunque non credo che Cairoli abbia difficoltà a recuperare. Anche perché ricordiamoci che poi in una certa fase della stagione ci sono gran premi dove soffriamo di più, un po' come in MotoGP. Anche qui in MXGP, nel primo campionato, c'è stato un momento dove avevamo quasi perso tutti i punti che avevamo di vantaggio su Benoit. Quindi facciamo attenzione. Ahia, come non detto, eh. Adesso non so che fine abbia fatto Cairoli, onestamente, perché, ma non ce n'è per oddio, non diciamo niente, non ce n'è per nessuno. Ma guardalo lì, lo fa anche lui. Attenzione, perché forse doveva fare sta sguisciata in questo modo, ma non gli è riuscita bene. Poi c'è il fango che ti porta a fare delle traiettorie, tra virgolette, impreviste. Se prendi una fossa male, non è all'aceto. Questo è un cartellone che adesso vedete freno, ma nella nostra stagione d'esordio in MX2 ci siamo appiccicati più e più volte, quindi me lo ricordo quel cartellone. Magari non mi ricordo le altre parti della pista, ma quel cartellone ci è rimasto impresso, meglio, noi siamo rimasti impressi sul cartellone. Ci sono dettagli, attenzione, qua ci siamo un attimo. Ah, l'ho visto splashare, pensavo fosse
l'immagine, l'ombra di un pilota, invece c'era qualche cartellone. Aia, aia, attenzione. Non perdiamo la concentrazione adesso, Maialo, guarda qua che ha accumulato un gran vantaggio, Grande prestazione qui. I Paesi Bassi, è da dire, come ho detto anche che Cairoli si è andato a frantumare male, però. Attenzione anche qui. Oppala. Qua ha dominato, c'è stato un po' di battaglia con Tony, ma poi Tony ha detto no, vabbè, io me ne vado, faccio la capriola e arrivederci in grazia. Meglio per noi, tra virgolette. Cairoli comunque ha fatto i suoi 18 punti, è arrivato quarto, non che abbia fatto cagare, ha recuperato tantissimo nonostante quell'errore. Noi stiamo facendo un bel po' di esperienza, questo ci può aiutare nel proseguio del campionato, perché altrimenti con quelle caratteristiche forse si soffre sicuramente un po' di più. Però se riusciamo ad aumentare un po' i nostri parametri è un'ottima cosa. Cerchiamo di fare una partenza sprint come prima, quindi concentrati. Vai così. Perché come detto, qui in questa prima zona ci sono questi destra-sinistra, che loro li fanno proprio destra-sinistra. Noi cerchiamo, ecco, quello là tipo. Scusi, per vedere quello là ho investito, credo, qualcuno. E quello aveva cercato di fare anche lui il cordolo stretto, ma l'ha preso troppo stretto e è decollato. Quindi attenzione qui. Mamma mia qua. Maialo l'aveva presa quasi bene la curva, solo che c'è un sacco di gente e sta succedendo un macello. Ma oppela, mi scusi, attenzione. Attenzione, mamma mia qua. L'Olanda non ce n'è per nessuno. Vabbè, se vi ricordate, in Olanda però eravamo andati benissimo anche nella nostra stagione d'esordio, quindi proprio un tracciato che ci porta fortuna. Ma non ce la tiriamo troppo la sfiga, se no qua ci andiamo a frantumare male. Non ho visto Cairoli, non so se. Non era quello che si era sfracellato all'inizio, credo. Cioè, aveva più o meno la stessa divisa, la stessa colorazione, però credo di non aver intravisto il nome. Fatto che qua il nostro maialo ho spaccato pure. Guarda qua come gli prende queste curve di prepotenza. Qua tiralo, tira il freno a mano, che non abbiamo, ma noi tiriamo uguale. Guarda qua come ti fa il cordolo, che non abbiamo, ma noi ce lo creiamo. Attenzione qua. Ecco, qua abbiamo fatto un po' una stronzata, però va bene, perché la sportiveggianza di Maialo lo porta a saltare anche gli ostacoli che ci siamo creati da soli. Questo è un altro discorso. Comunque ce la facciamo a fare. Se andiamo spediti, come vedete, a parte i saluti e quant'altro, poi andiamo subito a bomba avanti con le gare, ce la facciamo a fare quattro stage a video, quindi se può fa. Così magari andiamo anche più spediti con il campionato, che il nostro maialo tra l'altro vorrebbe vincere all'esordio, poi vediamo. Oppela, rallentiamo parecchio, utilizziamo il freno posteriore per far sgomare un pochino la nostra moto in curva, per far prendere una traiettoria più interna, mentre ci andiamo lunghi. Ok, vabbè, ce lo puoi fare qua un numero, maialo. Attenzione però, attenzione, grande, così di precisione e di finezza. Gli altri piloti magari in questo peccano un pochino, che quando vanno a fare queste cose non quella, mamma mia, la siamo saltati la balla solo perché avevamo preso l'interno
del cordolino che ce l'ha fatta saltare per un pelo. Grande così, grande regalo. Dai che in Olanda non ce n'è per nessuno, eh. Eccola. Che pubblico che va ad applaudire al passaggio del nostro maialo. Vede? Prepotenza. No, avevo provato a fare il numero, ma forse è meglio che non ci è riuscito, perché se il salto era più basso di quello che ricordavo. Bella. Un po' lungo. Ma va bene così, va bene così. Abbiamo abbastanza vantaggio per fare anche qualche piccolo errore. Grande prestazione qui in Olanda per il nostro maialo. Doppia vittoria. E Cairoli in questo caso è arrivato quinto, quindi non bene. È ancora secondo, ha perso qualche punticino in più. Questa cosa per noi va bene, come detto, perché poi ci saranno anche gare dove noi facciamo cagare e rimaniamo un po' impantanati. Sta di fatto che adesso ci trasferiamo in Argentina e vediamo se anche qui riusciamo a fare un buon risultato con il nostro maialo. Scendiamo subito in pista, siamo come sempre all'esterno perché noi non ci facciamo le qualifiche. C'è qualcuno che esce anche dalla casupola? Presumo di no. Perché non ci avete messo nella casupola? Noi uscivamo da lì sfondando la parete, perché non c'è una porticina. Occhio qua, siamo andati esternissimi, ma grande così, grande maialo. Attenzione, danni, no, aspetta. Chi ho investito? Cairoli, mi sa. Nella mischia non ho capito chi fosse. Vabbè, dai, qua lo usiamo perché siamo veramente andati troppo a cannone. No, Romain. Ma c'hanno tutti la stessa divisa azzurra. Non si capisce cazzo. Allora c'è tu, guarda lì Cairoli come va. Cairoli però è più bianca. Pensavo fosse più azzurra, forse di. Oppela. Allora qua mi sa che è un po' più complicata la situazione. Anche se, allora, rispetto alle prime gare, vabbè, sarà che comunque le prime gare le ho fatte dopo aver, porca troia, ripreso il titolo dopo un po' di pausa. Quindi forse era anche quello che non mi aveva portato a fare benissimo. Ah no, aspettate, questa curva mi ha fatto ricordare una cosa. Perché noi eravamo partiti con il primo campionato di MX 2, dove avevamo fatto i primi due gran premi a difficoltà difficile. Poi siamo passati a Reale. Siamo passati a Reale proprio qui in nel. Ma che cazzo fa? Proprio su questa pista. E avevamo vinto. E quindi lì avevamo pensato subito: ah ok, si può fare anche a Reale. Adesso mi è venuto il flash, credo, che sia questa la pista, perché quella curva lì, quel salto mi era sembrato lo stesso. Non vorrei sbagliarmi, perché la memoria è quella che è. E poi invece, dopo un'illusione iniziale, sono arrivate le batoste dei gran premi successivi. Quindi questo lascia presagire che siano i gran premi successivi quelli dove ho perso un bel po' nell'altra categoria. E quindi potrei continuare a perdere anche in questa. Un'altra cosa che stavo pensando è che magari potrebbe essere anche dato dal fatto che il nostro maialo stia migliorando un po' le sue qualità, i suoi parametri. E dai, ci sono fatte tutte in controtempo queste cazzo di dossi. Tacci tua. No, qua non tagliamo perché mi ha resettato male. Ecco, le ripartenze da curve lentissime ho dei problemi con il destra sinistra, perché si inizia ad imbarcare un po' la moto. Più difficile da gestire. Oppela. Ok,
proprio easy la situazione. Stiamo guidando in modo estremamente abnorme, ma alla fine il risultato è quello che conta. Quindi nonostante i nostri destra e sinistra che ci stanno portando a perdere un bel po' di tempo, però alla fine, a conti fatti, il nostro maialo è ancora primo. Troppo spesso però non rimette il peso dietro, cioè nel senso, so che dobbiamo metterlo noi il peso, dobbiamo gestirlo, ma anche andando con l'analogico non è così reattivo nel rimettersi in una posizione che ci permetta di spostare il peso sulla gomma posteriore, rimane un po' troppo infilato in avanti. Aggressivo sull'analogico per vedere se va meglio. Sì. Concentrazione del nostro maiale. Per il momento si sta battendo alla grande, questi primi gran premi, aia. Bella. Perché poi c'è un sacco di tasti tra virgolette da gestire in queste fasi, perché analogico, vabbè, il sinistro sta piantato là, poi c'è l'analogico destro per il peso, ma uso anche il freno posteriore con il tasto A del pad e quindi un attimo complicato. Comunque il nostro Cairoli terzo, noi diciamo il nostro perché è connazionale, è rivale e credo che sia quello che ci darà più fastidio lungo l'arco della nostra stagione. E Pino, zitto. Ridagliela con Pino. Non c'è niente da fare, Maialo mi sputerà in un occhio alla fine, però vabbè. Il nostro maialo, zitto, 4-4. Si sta prendendo i suoi puntoni. Qua sono partiti un po' di merda, però se rimaniamo all'esterno come prima, poi ci ritroviamo in una situazione positiva per queste curve. Non tanto, attenzione, quello mi sa che l'abbiamo lanciato contro il pubblico. Non saprei, ma ho questa strana sensation perché lì l'intelligenza artificiale, come avete visto, si va a piantare su quella curva e noi ci andiamo a piantare sull'intelligenza artificiale. Ognuno va su un obiettivo. Sta di fatto che queste sono piste favorevoli al nostro maiale. Possiamo... che adesso muore e adesso evitiamo di utilizzare il nostro flashback. Dai, in alcuni casi ci sta, in altri magari evitiamo. C'è da dire anche che ci ha risponato forse un po' più davanti, perché quando siamo caduti questo ci ha superato, poi ci ha risponato. Attenzione, ha preso male i tempi quest'uomo, quindi gli abbiamo ripreso un bel po' di strada. Ora però cerchiamo di non prendere il... È morto. Dove cazzo va? No! Ma scusate, io pensavo cadesse, è rimasto così, piantato nel fango. Abbiate pazienza, qua lo dovevo usare per forza perché stavamo contro mano. Ma scusate, a quel punto fatemelo cadere il pilota, non è che mi rimane con la testa piantata nella terra come uno struzzo e poi sì. Ne esce fuori come se non ci fosse domani. Tra l'altro contro umano. Dobbiamo essere puntuali. Vai che qua prendi il cordolone. Oppela, l'abbiamo preso malissimo questo cordolone. Attenzione, ci passa all'esterno. Là si vanno a piantare sempre, ecco perché forse noi andiamo a guadagnare così tanto in questa pista, così come nei Paesi Bassi. Meglio così, ma come piste dove dobbiamo accumulare un po' di punti, perché poi verranno i tempi di crisi per il nostro maialo e là più vantaggio abbiamo meglio è. Poi vabbè, se non vengono i tempi di crisi meglio ancora. Dipende un po' da
da come si mettono le gare, perché quando capite nel mischione è facile frantumarti male. Oppe là, ci siamo frantumati. Ecco qua. Andate un attimo all'aceto. Aie. Olè. Troppi errori per il nostro maialo, eh. Ma guarda qua, ma che cazzo è? Ma il peso della moto. Cioè, capisco che lo devo gestire io, però ogni tanto va come cazzo gli pare. Scusate, toglietevi dai coglioni, che devo recuperare acqua. Via, scusa. Ma certe volte è proprio alla cazzo di cane il peso. Scusi, guarda se si deve dai coglioni questo, ma cacci sua. E levati. Quello mi sa che se n'è andato, però siamo schiantati 3 volte consecutive, siamo in 4ª posizione, qua non ci voleva, forse un flashback si poteva usare, ma tua mamma si poteva usare, è andata così, ci siamo giocati tutto, perché adesso poi quando non va niente, quando perdi un po'. Cioè, inizia a morire male così. No. Cioè, lì dove cazzo si è piantato, che c'era un tombino che si è incastrata la gomma. Non ho capito. Guarda! Da solo, in automatico, se... Ma... No, dai. È contro la fisica. O vuole farti cadere per forza. Cioè, io ste 2 cadute non l'ho capito. Non so se voi guardando il video avete capito qual è stato il problema. Ma è come se la... L'anteriore sì. Boh, non lo so. Vabbè. La prossima volta uso il flash, perché vaffanculo, visto che è il gioco che ci vuole far morire male. Sto cazzo. Noi possiamo morire perché il gioco decide che devi cadere in quella curva. A sto punto, quando ti fa cadere, fai di flash. Vai maialo, non ti far abbattere da questi eventi. Quarti, puttana la troia di Eva. Non so dove siano arrivati gli altri, però non ci voleva, perché qua 25 punti erano non facili, di più. Qua li abbiamo proprio buttati noi i punti. Vabbè, comunque siamo ancora primi a 183, 155 Cairoli. E vabbè, non è andata bene, non è andata bene. Qui si poteva fare di meglio. Per questa seconda tappa in Argentina i 25 punti ci potevano stare. Sarebbe stato un gran weekend in generale, contando i 2 gran premi. Dai ragazzi, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con il nostro maialo. Come sempre lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, sul secondo canale Twitch pre-live. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.